Buonasera e bentornati alla rubrica Il rischio di pensare, dedicata agli studi del biologo inglese Rupert Sheldrake. Abbiamo finora parlato di telepatia, di precognizione e di fenomeni così in generale, i fenomeni cosiddetti psichici, cioè che hanno a che fare con la mente. Ora, questi fenomeni non sono sovrannaturali, secondo Sheldrake, non appartengono allo spirito dell'uomo, quella cosa che inneghiamo agli animali. Anzi, essi si manifestano anche negli animali e spesso con forza maggiore. Abbiamo visto, per esempio, nel caso di certi animali che sono in grado di presentire l'arrivo del padrone o l'arrivo di terremoti. Quindi siamo in presenza di qualcosa di naturale, non di sovrannaturale. Abbiamo dunque visto che valgono per gli animali quanto per gli uomini le considerazioni relative alla telepatia, alla precognizione, alla sensazione di essere osservati. Ora, riguardo specificamente alla telepatia, in particolare, Sheldrake è convinto che si tratti di una cosa naturale e supporta questa convinzione con l'osservazione che la telepatia stessa, come ogni cosa che esiste in natura, si è evoluta nel corso del tempo. E oggi assistiamo a forme di telepatia che prima non si conoscevano, come la telepatia telefonica e la telepatia via email, come se questa capacità della mente si adeguasse al mondo così come oggi, quindi anche alle nuove tecnologie. Ma parleremo ancora più approfonditamente della questione dei poteri psichici negli animali nel prossimo incontro. Buonasera a tutti.